Continua il duello di bassissima lega tra il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un duello iniziato, ricordiamo, con un fuori onda a Roma di De Luca, nel quale il presidente insultava la Meloni. E la Meloni, a distanza di mesi, ha risposto durante la visita a Caivano usando lo stesso epiteto che De Luca le aveva affibbiato. Ora tocca a De Luca fare suo l'ultimo round, un round di un duello, ripetiamo, che nessuno vorrebbe vedere, un duello di cui nessuno sente il bisogno. Ho visto che la Meloni ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità e noi non possiamo che concordare, ovviamente. Così ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, replicando le parole che sono state rivolte a lui dalla Premier in occasione della visita di Caivano. Non ho sentito le cose che mi ha detto la Premier, ha detto ancora De Luca rispondendo a margine di un convegno all'ospedale Cardarelli di Napoli. Ho sentito solo quando si è avvicinata a me per dire: presidente, come sta? E infatti ho risposto: sto bene, in salute e benvenuta qui. Ho appreso nel pomeriggio dai social della performance che era cominciata qualche metro prima, ma che non avevo sentito. Ho appreso ancora dai social, ha aggiunto De Luca, della raffinata eleganza con cui si era avvicinata al presidente della regione che era lì per accoglierla e darle il benvenuto. Un duello, ripetiamo, di bassissima lega che non serve a territori come ad esempio quello della provincia di Salerno, che ha bisogno invece di risposte, di risorse, di interventi strutturali e di servizi, di politici che parlano del fare, che parlano dell'agire, e non di politici, anzi di istituzioni, che si insultano a vicenda.